dello Spirito Santo. Il Signore Gesù, via, verità e vita, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Cristo, Figlio di Dio, è venuto nel mondo per raccogliere nell'unità gli uomini dispersi. L'apertura di nuove vie di comunicazione e l'allestimento di nuovi mezzi di trasporto per abolire le distanze e congiungere i paesi divisi dalle catene montuose o dalle grandi acque contribuisce all'incontro e alla solidarietà fraterna secondo il disegno provvidenziale di Dio. Invochiamo il Signore per i tecnici e gli operai che hanno progettato e realizzato queste opere e per quanti ne beneficeranno. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, che nella tua multiforme sapienza hai dato all'uomo ingegno e immaginazione per fabbricare nuovi mezzi di trasporto, fa che i conducenti di queste macchine, nei vari percorsi di lavoro o di svago, operino sempre con perizia e prudenza per la sicurezza e l'incolumità di tutti e avvertano accanto a sé la tua continua presenza. Per Cristo nostro Signore. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, via, verità e vita.